Sul territorio perché a Stirno Superiore al Palazzo de Moya si è conclusa la rassegna presepiale Il presepe tra fede, arte e tradizione, che quest'anno ha visto la partecipazione di oltre 1500 presenze ed una grande affluenza di pubblico. Sentiamo ai nostri microfoni il professore Vito Pirruccio e lo storico dell'arte Gianfrancesco Solferino. Stasera noi abbiamo chiuso il ciclo dei presepi con una lezione sulla storia dell'arte, 7 secoli di storia dell'arte attraverso l'immagine sacra del presepe con il professore Gianfrancesco Solferino, che è un giovane sidernese molto bravo, il quale ci ha fatto rivivere attraverso appunto la figura del presepe, la mangiatoia, uno dei tratti principali della storia dell'arte italiana e calabrese. Comunque anche quest'anno un grande successo per la Un mostra grande successo presepiana. di partecipazione, infatti in questa occasione noi abbiamo premiato in particolare l'Istituto Comprensivo di Marina di Gioia Saioni, che è due suoi insegnanti in questa serata, perché si trattava di amatori, e abbiamo premiato attraverso un viaggio, abbiamo regalato un viaggio, ma non è tanto il premio in sé, e quanto lo stimolo che viene, cioè è importante riportare non solo il messaggio del presepio all'interno della scuola, ma è importante riportare nella scuola la storia dell'arte che è stata ridotta dal punto di vista ministeriale, che noi tentiamo invece di recuperare dal punto di vista militare. Siamo in compagnia di Gianfrancesco Solferino, storico dell'arte. Ognuno di questi presepi regala un'emozione, ma soprattutto colpisce la fantasia nel creare di questi bambini questi bellissimi presepi, ognuno diverso dall'altro. Io notavo proprio questo, che alla fine, guidati dai loro maestri, dai loro docenti, sono riusciti a fare una cosa bellissima, a dare anche un messaggio molto importante, nel senso che hanno utilizzato veramente tutto quello che era possibile utilizzare, anche l'impensabile, e hanno dimostrato come non soltanto si possa realmente riciclare, ma oltre a riciclare si può fare arte anche col riciclaggio. E non solo arte astratta, ma cose concrete. In fondo, sì, Questo è un messaggio io. bellissimo, soprattutto perché proviene dai bambini si può insegnare molto, imparare molto. Credo proprio di sì, a parte il fatto che, secondo me, i bambini percepiscono molto più degli adulti le emergenze della nostra realtà e giustamente a tante cose non possono dare una risposta, però la domanda se la pongono e si pongono anche il senso magari di queste provocazioni. Siamo coperti di immondizia, siamo afflitti dal problema della spazzatura, ma invece poi alla fine magari il riciclaggio ci potrebbe assolvere da questo problema, no? E loro, oltre che a riciclare, usano, e questo è fantastico, è una cosa bellissima. Tra l'altro, aggiungerei anche una cosa, che forse è ancora più importante: nel riciclare hanno messo uno slancio nella personalizzazione, ecco, di questi presepi. Ognuno di queste piccole creazioni esprime qualcosa di diverso, talvolta anche, secondo me, il senso dello stupore che viene dalla creazione delle opere d'arte. E quindi ci si saranno comunque dedicati anima e cuore, forse con una passione che magari un adulto non avrebbe, perché il bello dei bambini è che hanno un cuore puro e una mente libera, per cui creano senza pensare, creano, danno sfogo in maniera sincera.